Mi trovo in via del Pellegrino numero 87, sono al Barnum Café, uno dei pochi posti qui a Roma dove è possibile anche connettersi con il wifi, leggere il giornale e prendere un buon caffè. E da via del Pellegrino facciamo una passeggiata e arriviamo a Campo dei Fiori in via dei Giubbonari. Questo negozio che si trova in via del Pellegrino 85 per esempio vende solo prodotti per il tè, tazze di ogni tipo e dimensione, teiere, tante qualità di tè diverse, ed è un'ottima idea per fare ad esempio un regalo originale visto che siamo quasi a Natale. È una via poco frequentata forse a Roma perché è un po' nascosta rispetto a Campo dei Fiori, ma è una via che riserva davvero moltissime sorprese. Collalti, per esempio, è un altro posto molto interessante. 1899. Sempre questo lavoro? Sempre. Quindi questo posto è pieno di biciclette. È anche carino da vedere, voglio sì, dire. Sì, divertente. Divertente, ma vengono quindi, vi conoscono, nonostante sia una via un po' nascosta. Nascosta, ci conoscono per tanti anni di attività. E quindi vengono sempre per riparare la bicicletta? Per riparare, per noleggiarla, per comprarla, comprare gli accessori, tutto. Quanto costa noleggiare una bici? Dai 3,50 all'ora a 12 euro giornaliero. Qui siamo in via del Pellegrino, numero? 82. Dove la storta con la pompa, non so bene, e quindi qua cominciato a soffiare un po'. Sto per entrare adesso in uno dei miei posti preferiti a Roma. Alla libreria del viaggiatore a Roma. In questa libreria potete trovare qualsiasi libro riguardante i viaggi. Ogni scaffale si riferisce ad un luogo, ad una regione in particolare. E in questo posto quindi è possibile viaggiare anche semplicemente sfogliando un libro. La scritta dice restauro tappeti. Sarà vero? Per esempio potete trovare pietre di ogni tipo e dimensione, oltre che colore naturalmente. Quello che vedete viene dalla Turchia, dalla Siria, dall'Italia, dall'Egitto. Scendiamo le scale, siamo circondati da vasi, vetri, maschere di ogni forma. E nei sotterranei di questo negozietto c'è veramente di tutto. Ma la vera chicca di Via del Pellegrino è Arco degli Acetari. Qui i rumori della città si annullano e sembra di essere veramente in un'altra Roma. Questa è una galleria d'arte, la Porta Blu Gallery. Siamo al numero 40 nel vicolo degli Acetari. E da via del Pellegrino arriviamo infine a Campo dei Fiori.